La pioggia è incessante a Nagasaki, dove Papa Francesco è arrivato per la prima tappa in Giappone, ma l'affetto intorno a lui è ancor più palpabile. Bergoglio, richiamando anche il trattato sul divieto delle armi nucleari e invitando ad una seria riflessione su come tutte queste risorse potrebbero essere utilizzate, ha fatto appello ai leader del mondo. Convinto come sono, ha detto, che un mondo senza armi nucleari sia possibile e necessario, chiedo ai leader politici di non dimenticare che queste armi non ci difendono dalle minacce alla sicurezza nazionale e internazionale del nostro tempo. Il pontefice ha indicato poi Nagasaki, la cittadina giapponese che ha subito con Hiroshima il dramma della bomba atomica, come il luogo del dolore e dell'orrore per antonomasia.